L'esperienza del gioco è un'esperienza che è presente fin dai primi momenti di vita del bambino e caratterizza gran parte del loro tempo. Inizialmente il gioco si distingue in base anche all'età. Inizialmente il gioco è prevalentemente tipo senso motorio, che hanno la funzione i bambini di sperimentare parti del proprio corpo e di conoscere gli oggetti, per evolversi poi successivamente in un gioco di finzione e simbolico. Questo tipo di gioco, il gioco di finzione simbolico, è un'attività particolarmente importante per i bambini un pochino più grandi perché permette a loro di vivere e rivivere le esperienze vissute durante l'attività quotidiana. Rivivendole tramite il gioco è possibile per loro rielaborare gli stati emotivi e le esperienze emotive a questo legate. Un esempio può essere, ad esempio, bambini che alcune volte possono far finta di essere la maestra che sgrida i bambolotti o i pupazzi. E in questo caso, quindi, i bambini stanno utilizzando uno strumento che li aiuta a vivere e comprendere meglio quello che gli è successo. Fino ai 3 anni di vita i bambini giocano prevalentemente da soli, vicino agli altri, stanno fatti vicini, sembra che giochino insieme, ma in prevalenza sono attività che vengono svolte una di fianco all'altra. Al massimo i bambini tendono a scambiarsi gli oggetti, questo è quello che si chiama gioco in parallelo. L'interazione comincia poi successivamente alla scuola materna e si sviluppa poi ulteriormente alle elementari. Il gioco sviluppa, come abbiamo detto, delle potenzialità affettive e relazionali. Infatti, quando i bambini hanno la possibilità di giocare insieme, fanno esperienze l'uno dell'altro, non solo delle esperienze positive, ma anche di attività di disaccordo e di conflitto. E queste sono particolarmente importanti perché poi influenzano le abilità sociali e aiutano ad entrare in contatto emotivo con esperienze di tutti i tipi. Giocare con i bambini, con il proprio bambino, è un'esperienza bellissima. Il gioco a casa, comunque con i propri bambini, deve essere caratterizzato sia da momenti in cui il bambino ha la possibilità di sperimentarsi in giochi con il proprio caregiver, sia di momenti in cui il bambino viene lasciato giocare in autonomia. Questo tempo, man mano che il bambino cresce, deve aumentare perché gli permette di imparare anche la competenza di stare da solo. È importante inoltre poi dare anche la possibilità ai bambini di giocare con altri bambini. Non si può pretendere quando sono molto piccoli, ma comunque far stare proprio piccoli all'infuori di contesti scolastici è importante. E non è necessario che siano coetanei, possono essere anche bambini più grandi o più piccoli. Questo sarà un modo importante per abituarli anche a stare in situazioni libere, non strutturate, da cui possono imparare molto. Per evitare poi che il bambino sia distratto da troppi stimoli quando è a casa, è consigliabile e preferibile che i giochi a disposizione non siano molti, ma che altrimenti il bambino si rischia che passi da un gioco all'altro. È preferibile inoltre che i giochi che vengono dati ai bambini siano giochi prevalentemente semplici che permettono ai bambini di sviluppare maggiormente la fantasia e la curiosità. Questo perché rispetto ad un oggetto semplice sono stimolati tutte le volte a trovare dei modi nuovi per utilizzarli. Ecco, ad esempio, un carretto di legno può diventare sia il lettino per le bambole sia una nave dei pirati. I giochi invece molto strutturati tendono poi a diventare troppo già organizzati e quindi i bambini più facilmente si possono stancare di questi. Un altro aspetto importante è la presenza anche dei giochi fisici che sono molto importanti, soprattutto per i bambini che stanno tutto il giorno in contesti strutturati come l'asilo, dove fanno tante attività ma sempre molto mediate dall'adulto. Giocare liberi, a correre, rincorrersi e anche fare la lotta permette ai bambini di scaricare e di sfogare tutte le proprie energie e di imparare a trovare un giusto momento in cui è necessario fermarsi per misurare le proprie forze e quanto, in base anche a quanto poi viene risposto dall'altro.